In questo video parlerò della solennità della Santissima Trinità. La devozione alla Trinità comincia nel secolo X, sebbene la tradizione patristica e liturgica non abbia mai ignorato questo mistero. Al contrario, la liturgia intera è impregnata di quel movimento misterioso al quale accenna il vecchio assioma patristico. Ogni dono salvifico viene dal Padre per la mediazione del Figlio Gesù Cristo nello Spirito Santo e nello Spirito Santo per mezzo del Figlio torna al Padre. Ecco quindi questo movimento, no? Che è veramente di andata, di ritorno, un movimento danzante. L'esempio più chiaro sono le orazioni liturgiche, che si chiudono sempre con questa formula: per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ecco, la festa liturgica della Santissima Trinità si diffonde nel basso Medioevo a partire dall'epoca carolingia, abbiamo detto, no? Il X secolo. Roma la introduce nel calendario della Chiesa Latina nel 1331, durante il pontificato di Giovanni XXII. Dopo la recente riforma liturgica, oggi diciamo che questa festa non è più vista come una festa di idee, ecco, diciamo così, ma una festa di questo mistero che non è, come dicevo prima, una festa di idee, quindi di concetto, ma proprio del mistero della vita e della comunione. Ecco, non solo un mistero di fede e di adorazione, no? Ma anche un mistero proprio di vita e di comunione. La colletta, la preghiera di colletta, questa preghiera che è posta nella celebrazione eucaristica, ci illustra molto bene questa preghiera liturgica, la realtà di questa festa. Dio Padre, che hai mandato nel mondo tuo Figlio parola di verità e lo Spirito Santificatore per rivelare agli uomini il mistero della tua vita, fa che nella professione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone. L'ammirazione del mistero di Dio non è solo l'essere divino, ma è anche il disegno segreto della sua volontà salvifica per noi. Ecco, queste sono anche indicazioni che ci vengono da diversi brani della Sacra Scrittura, no? Particolarmente nella lettera ai Romani, per esempio capitolo 16, versetto 25, o nella lettera ai Colossesi, sempre di San Paolo, capitolo 1, versetto 26, o nella lettera di Efesini, capitolo 3, e poi capitolo 2, versetti dal 7 all'11. Ecco, sono dei rimandi che ci fanno comprendere bene questo segreto disegno della volontà salvifica di Dio per noi. I due aspetti del mistero sono stati rivelati da Dio mediante il Figlio Gesù Cristo, no? E lo Spirito Santo, appunto. Quando il mistero è stato conosciuto e vissuto, viene spontanea la professione di fede, l'adorazione e anche il culto. Ecco perché la liturgia è la realtà che meglio ci spiega questo mistero della Trinità. Nelle letture, per esempio, dell'anno A, ci viene un invito a celebrare due grandi realtà salvifiche. Ecco, una è il nome divino rivelato a Mosè, nella prima lettura, e l'altra è la missione terrena salvifica del Salvatore, quindi del Figlio di Dio, che ci viene dall'annuncio del Vangelo. Questo nome, Gesù, in quanto espressione della potenza salvifica di colui che lo porta, è causa di salvezza per tutti coloro che credono in lui. L'altra grande realtà è l'infinito amore del Padre, che ci viene sempre annunciato dal Vangelo, manifestato dalla compassione per il suo popolo e più ancora
nel mandare il suo figlio nel mondo. Ecco, questo amore è sempre identificabile con lo Spirito Santo, è sempre lo Spirito Santo autore della comunicazione della grazia di Gesù Cristo e della carità del Padre. Le letture invece dell'anno B mettono in risalto l'automanifestazione di Dio nella storia degli uomini attraverso segni e prodigi, così come ci mostra la prima lettura nell'antica alleanza, e poi attraverso la testimonianza irresistibile dello spirito del Figlio, come ci illustra la seconda lettura, e la missione degli apostoli nel Vangelo, nella nuova alleanza. Questa autorivelazione opera comune delle tre persone divine ha come fine il possesso da parte della creatura umana dell'eredità promessa. Nell'Antico Testamento questa eredità fu la terra ed è ben denominato, ben evidente nella prima lettura. Ora invece è la filiazione divina, è scritto nella seconda lettura, alla quale si accede mediante il battesimo, così come ci rivela appunto l'annuncio del Vangelo. Nell'anno C, la liturgia invece ci propone una tematica simile. L'esperienza e la conoscenza che l'uomo ha di Dio gli vengono dalla comunicazione della sapienza divina, nella creazione e nella storia di Israele. Questo lo comprendiamo nella prima lettura. La sapienza divina, parola e spirito, che si rivelò nell'Antico Testamento in modo imperfetto, cede il posto a Cristo, verbo incarnato, rivelatore del Padre che invia lo Spirito, e allo Spirito di verità che opera nel cuore dei credenti e in tutta la Chiesa. Come è facile notare, la liturgia della parola insiste sugli aspetti che Dio trinitario pone come salvezza riguardo alla vita della fede e al culto divino, che non è solo la liturgia in senso stretto, ma anche l'opera stessa dei credenti nel mondo. Ma si notano anche gli aspetti detti immanenti del mistero della Trinità, perché le prime letture, come abbiamo appunto sottolineato, ci parlano dell'unico Dio di Israele. I Vangeli contengono le parole di Gesù con le quali egli rivela il Padre e si presenta come il Figlio uguale al Padre e annuncia l'invio dello Spirito. Ecco, da parte loro le seconde letture raccolgono l'esperienza profonda della filiazione divina, come abbiamo detto, no? Questa filiazione adottiva che ci permette di conoscere l'amore del Padre, la grazia di Gesù Cristo, Dio e uomo, e la comunione dello Spirito Santo. Una sintesi analoga, una bellissima eco della parola proclamata, la troviamo nel prefazio, uno dei più antichi gioielli eucologici, ecco, del Messale, cioè delle antiche preghiere che vengono riportate nel Messale, risalgono al V-VI secolo. Una sorta di prologo della preghiera eucaristica che viene riportato proprio nel suo posto naturale in questa solennità. Il tema centrale di questa preghiera liturgica è la risposta della fede e dell'adorazione al Dio che si è autorivelato come Padre, Figlio e Spirito Santo. E allora la proclamazione gioiosa dell'assemblea per bocca del suo presidente loda, canta la vera ed eterna divinità, adorando le tre persone divine di un'unica natura e uguali nella loro dignità. Gli stessi temi, ma questa volta in relazione al frutto della partecipazione eucaristica, compaiono anche nell'orazione dopo la comunione che appunto vi leggo, vi comunico, vi condivido. Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento e la professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, ci sia pegno di salvezza dell'anima e del corpo. Allora la celebrazione eucaristica, liturgica, che vivremo insieme come popolo di Dio che celebra questa solennità della Santissima Trinità, ci doni l'esperienza profonda di sentirci in comunione con Dio Trinità
E nella pace danzante, come dicevo all'inizio, dell'amore trinitario che fonda la fede cristiana, possiamo davvero sentirci uniti gli uni gli altri e cominciare a vivere nel mondo ad immagine del Dio Trinità, ad immagine di questa bellezza, di questa gioia, di sentirci completi solo se in relazione sincera, autentica, disinteressata e benevolente gli uni verso gli altri. Buona festa, buona solennità della Santissima Trinità.